Una serata all'insegna della legalità e della solidarietà, l'evento che si è svolto ieri sera in piazza Aldomoro ad Ortanova in occasione dei 3 giorni dedicati ai festeggiamenti del Santo Patrono, Sant'Antonio da Padova, organizzata dalle 4 parrocchie della cittadina in collaborazione con il Comitato Festa Patronale e il Patrocinio della Diocesi di Cerignola, Ascoli Satriano, è stato un momento di dialogo e riflessione sulla criminalità organizzata al fine di formare le coscienze sociali dei cittadini per poter mandare un chiaro messaggio ai giovani di rifiutare qualsiasi forma di illegalità. A Don Luigi Ciotti è stato consegnato il premio Sant'Antonio per la legalità e la solidarietà per l'impegno che si è concretizzato anche con la fondazione nel 1995 di Libera. Nell'intervista realizzata dal collega Luca Caporale sottolinea l'importanza della lotta all'illegalità. Primo, io sono venuto per fare una riflessione, un incontro. Ho scoperto di un premio che io non merito. In ogni caso non viene dato a me, ma viene dato a noi che è fatto di un'associazione di associazioni. Però non era quella la motivazione per cui sono venuto. Sono venuto per portare il mio piccolo contributo a fianco di altri contributi molto attenti e molto puntuali. Secondo, la presenza criminale e mafiosa in questo territorio purtroppo c'è ed è altamente alta. È dimostrata dai fatti, dalle vicende, quelle che sono emerse, ma anche quelle che sono sotto traccia. Dalla dichiarazione della DIA, della Direzione Investigativa Antimafia, dal lavoro dei bravissimi magistrati e dei fatti anche di sangue che ci hanno posto domande, grandi interrogativi. Terzo, io credo che ci voglia uno scatto da parte di tutti. Dobbiamo un po' abolire questa parola molto abusata, usata, celebrata di antimafia. L'antimafia è un problema di coscienza, di impegno, di responsabilità.